agricoltori, allevatori, cittadini e sindaci del territorio contro le pale eoliche in Marmilla. Un corteo con più di 40 trattori è partito questa mattina da Genoni verso Barumini, dove si è svolta una manifestazione di protesta contro la costruzione di un parco eolico in prossimità di Su Nuraxi, il complesso nuragico scoperto dall'archeologo Giovanni Lilliu e oggi patrimonio dell'UNESCO, capace di attirare turisti da tutto il mondo. Promotori della protesta, i primi cittadini della Marmilla e la Coldiretti territoriale, che ha chiamato a raccolta i propri iscritti. Il progetto delle polemiche, portato avanti da una società con sede a Milano, prevede la costruzione di 17 torri eoliche alte più di 200 metri. I territori interessati, oltre Barumini, sono i comuni di Escolca, Girrei, Las Plassas, Villanova Franca, Genoni, Gesturi e Nuragus. L'equivalente di 17 grattacieli da 80 piani ciascuno, tuona la Coldiretti, che in una nota al termine dell'assemblea punta il dito contro le ricadute sul territorio. A fronte di un valore stimato di oltre 100 milioni, ai comuni interessati andrebbero meno di 12 milioni di euro spalmati in 25 anni. Investimenti da 40 milioni di euro, ritorni per 140, sapete dal territorio, 12 milioni, della serie ci stanno invadendo e saccheggiando, quando invece un progetto organico avrebbe potuto fare sì che anche le comunità avessero la possibilità di utilizzare quell'energia, penso all'agriturismo con le ricariche delle macchine elettriche, penso a tutta una serie di cose coordinate, non decise da altri, ma decise nel territorio. Un piano calato dall'alto, senza il coinvolgimento del territorio, affermano i contrari, che non piace nemmeno agli ambientalisti del gruppo di intervento giuridico. Nei giorni scorsi l'associazione ecologista ha chiesto formalmente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di schierarsi per il no alla compatibilità ambientale dell'impianto.